Benvenuti a questa nuova puntata del corso di tarocchi della Spirit Academy. Siamo arrivati al quarto arcano del nostro mazzo. E il quarto arcano è l'imperatore. Bene, la prima cosa che vi voglio far notare, che è molto caratteristica, non è qualcosa legato alla rappresentazione che poi andremo a vedere, ma è proprio sempre legato alla carta graficamente, ma si riferisce al numero. Ora, i tarocchi hanno questa versione appunto classica, quella di Marsiglia che stiamo analizzando, hanno in alto una piccola bandella dove è riportato il numero romano. Ora, il 4 però che è scritto sull'imperatore non è un numero romano corretto, perché nella normalità il 4 in numeri romani viene scritto con una V alla cui sinistra si trova una I e quindi 5-1. Ecco, qui l'autore invece ha voluto usare questo particolare stratagemma di mettere 4 I una in fila all'altra, che volendo è anche un sistema che i romani in qualche situazione hanno usato, ma qual è la grande differenza? È che nessun tarocco può dipendere da un altro, nessun arcano. Ogni arcano ha la sua dignità, questo è un 4, non è un 5-1. L'imperatore è imperatore, non è un papa meno 1. Il papa è il quinto arcano. Ecco. Questo è importante da capire e verrà ripetuto in altre situazioni. L'eremita sarà una V più 4I, non una X con una I a sinistra. Stessa cosa per il 14, che è la temperanza. Lo vedremo più avanti. Insomma, in pratica, qui abbiamo toccato con mano come l'autore abbia, o la tradizione abbia pensato veramente a tutto quello che troviamo all'interno di questi arcani. Tutto, anche la parte minima, come può essere la numerazione sulla carta, è stata pensata e ragionata. Vedete come qualsiasi piccolo dettaglio è importante. Bene, passiamo invece adesso all'analisi proprio della figura. Allora, qui abbiamo l'imperatore, un uomo nella pienezza della sua maturità, cioè un uomo adulto, ma non una persona anziana, un uomo adulto, forte. Lo vediamo immediatamente nella sua posizione. Lui è seduto su un trono e non si occupa, diciamo, di chi sta guardando la carta. Lo spettatore, diciamolo così, colui che guarda la carta, non viene guardato. L'imperatore è avanti. L'imperatore è oltre, l'imperatore non si preoccupa di chi lo guarda, perché è forza, potere. Ancora vediamo che è un uomo maturo, dicevo, perché ha la barba. Questo è tipicamente medievale come concetto. Il ragazzo che era il bagatto non aveva la barba, l'uomo ha la barba e dopodiché vedremo delle persone più anziane che hanno la barba più lunga. E vabbè, qui la rappresentazione non la fa, ma questa è una barba chiaramente scura, mentre la barba delle persone anziane sarà bianca, perché rappresenta appunto l'età. Porta sulla testa un elmo coronato, quindi corona, potere, forza, ma anche elmo, quindi è guerriero, quindi è un combattente, non è uno che si arrende. Ancora, vediamo che ha in mano uno scettro sul quale c'è il globo del mondo sormontato dalla croce, anche questa tipicamente una rappresentazione medievale del concetto di dominio sul mondo e della religione che sta sopra tutto il pianeta in un certo senso. E poi vediamo che appunto è seduto su questo trono, che però è un trono particolare. Allora, in questa rappresentazione che abbiamo qui di fianco a noi c'è uno scudo appoggiato a questo trono. In alcune altre il trono è addirittura un cubo, perché il cubo è la base del quadrato, quattro lati, e il 4
che appunto è il numero dell'imperatore, che rappresenta stabilità, solidità. Il 4 è anche un numero che rappresenta totalità. Pensiamo ai quattro elementi, a tutto quello che viene rappresentato con il 4. Che ne so, semplicemente anche il numero scelto per i Vangeli, che poi sono entrati nel canone, sono 4. Perché rappresenta la completezza e la solidità. In questa rappresentazione qualcuno sostiene che quello non sia esattamente uno scudo, ma sia addirittura un riferimento alla famosa pietra del destino, che è la pietra sulla quale venivano incoronati i re di Scozia, pietra che attualmente invece poi è stata portata a Londra o comunque nei possedimenti della corona inglese, perché appunto la corona poi dopo scozzese è stata presa dalla corona inglese. Su questo cubo, in alcune rappresentazioni, penso a quella del Wirt o quella che stiamo usando noi, questa sorta di scudo, c'è un'aquila anche qui. Aquila, simbolo di potere, simbolo imperiale per eccellenza. Pensiamo appunto alle aquile di Roma, che da qui, da lì in poi hanno rappresentato questa sorta di simbolo proprio dell'imperatore. Ancora, scendiamo un attimino e notiamo la strana postura delle gambe. In effetti è una postura non particolarmente normale, ha le gambe accavallate. Ma le gambe accavallate formano un 4, un 4 arabo. Ed ecco che quindi vediamo come tornavo a dire prima, ogni cosa dentro i tarocchi è importante. E qui addirittura c'è una connessione con l'Oriente, perché non è un 4 romano come quello che definisce la carta, è un 4 arabo. E quindi poi i numeri che noi utilizziamo. Però pensiamo al momento in cui questi tarocchi sono stati fatti, è veramente interessante. E quindi c'è questa connessione anche con l'Oriente, che qui esce da questo semplice modo di posizionarsi, e questa, diciamo, questo rimarcare di questo numero che torna più volte all'interno di questa carta, anche se apparentemente non sembra. Dicevo che appunto rappresenta un uomo adulto, un uomo sicuro di sé, un uomo forte. E quindi ci abbiamo ambizione, potere economico, potere politico, naturalmente. Ho detto più volte che non guarda la persona, quindi non importa. Lui ha comunque prestigio, ha comunque personalità, tanto da non essere interessato a chi lo guarda. Lui è comunque inattaccabile, lui ha il predominio. E infatti è anche autorità e anche autoritarismo. In molte letture rappresenta l'uomo, diciamo, per eccellenza. Quando, non so, una persona cerca, una donna di solito cerca l'uomo, quando esce l'imperatore, beh, questo è una persona di riferimento. Naturalmente non un giovane, una persona matura, una persona perfettamente formata. Questo è il concetto. Se vogliamo andare un po' più nel sottile, la determinazione di questa carta può sfociare anche quasi nell'ostinazione. E a differenza della carta precedente, dove l'imperatrice, se vi ricordate, è sì materiale ma ha le ali, quindi c'è un senso di slancio superiore, qui le ali non ci sono. Qui l'imperatore è ben piantato per terra, e quindi appunto questo concetto di materialità. Se vogliamo, questo filo di ostinazione che ho appena citato può anche rappresentare una mancanza di intuizione, cioè una persona molto concreta, una persona molto pratica, una persona che non bada ai fronzoli, una persona che agisce. Ancora l'atteggiamento che ha questo imperatore, che si tiene una mano sulla cintura, quindi è sicuro di sé, non è una persona che si domanda, ed è una persona che agisce perché la sua posizione stessa, oltre a rappresentare un 4, è sì una posizione seduta, ma nello stesso tempo è una posizione che gli può permettere immediatamente di alzarsi
e di reagire a qualsiasi cosa gli può capitare. Quindi è anche una persona attiva sotto questo aspetto. Non è una persona che attende, è una persona che immediatamente reagisce a quello che gli viene fatto o detto, insomma. Bene, come potete vedere siamo passati, abbiamo fatto una sorta di excursus che poi completeremo con il prossimo arcano, perché abbiamo trovato la donna spirituale, la donna materiale, l'uomo materiale, e il prossimo, l'ho già accennato prima, sarà di nuovo l'uomo spirituale. Va bene, spero che vi sia piaciuta questo piccolo viaggio che abbiamo fatto nel quarto degli arcani dei tarocchi. Se vi è piaciuto, mettete un like, come dico sempre, a questo video e iscrivetevi al canale per essere informati sulle prossime uscite. Un saluto, alla prossima!